Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti. E andiamo ora a vedere come registrare velocemente, come creare velocemente uno screencast. I programmi disponibili sono tantissimi, sia web-based che invece da scaricare, da utilizzare direttamente sul proprio computer, tipo Camtasia ad esempio. Io vi consiglio di utilizzare questo che si chiama Screencast-O-Matic, perché è fra tutti quelli da me testati, e ne ho testati diversi nel corso degli anni, è il più stabile, è quello che alla fine ha una resa grafica migliore. Basta pensare che può salvare direttamente in high definition video pronti da uploadare su YouTube. Cercherò di essere quanto più breve possibile. Allora, l'indirizzo da digitare per visualizzare la pagina, questa pagina è www.screencastomatic, così come è scritto, slash screen underscore recorder. Si aprirà questa pagina. Come vedete, qui c'è un messaggio praticamente che vi dice che lui è pronto per registrare. Il pulsante che farà partire la registrazione è questo, Start Recording. Prima di iniziare a registrare è necessario andare a settare il proprio microfono, la propria periferica audio-video, ma in questo caso il video non ci servirà. Diciamo che chi utilizza Skype normalmente ha già i settaggi già ben definiti, ben determinati. Chi non lo utilizza però potrebbe avere problemi. Comunque vi guido velocemente per effettuare questa operazione. Come vedete qui sotto abbiamo una barra. Questa è la barra che ci permetterà di bloccare la registrazione. Nel momento in cui stiamo registrando, questa si trasformerà in barra, in pulsante per mettere in pausa la registrazione. Per cui possiamo effettuare normalmente anche queste operazioni. Questo è il cursore che vi indica che il microfono è settato benissimo, è settato perfettamente, perché vedete che io quando parlo lui identifica la mia voce, per cui identifica il segnale tramite questa barra. Comunque, per chiunque dovesse settare il microfono, se ad esempio non vedete questa barra verde, e allora vuol dire che il microfono ha bisogno di settaggio. Allora andiamo direttamente qui. Ecco, lui ha fatto il detecting microphone e ha, dato che io l'ho già settato, ha automaticamente comunque stabilito che il mio microfono è questo dispositivo high definition che io utilizzo per registrare. A voi potrebbe succedere che, per esempio, il pallino che indica è settato su off, perché probabilmente il microfono non è stato abilitato. Allora voi non dovete fare altro che cliccare su una di queste voci, che per il vostro computer saranno diverse chiaramente, dipende dalla vostra scheda audio, dipende dall'utilizzo di una scheda audio esterna più una scheda audio interna, eccetera, 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 una miriade di hardware. Voi non dovete fare altro che abilitare il vostro microfono. Per esempio, sicuramente se avete una webcam, sicuramente lui vi identificherà anche un microfono, in questo caso la mia webcam 200, che ha il microfono, lui me la visualizza, perché io potrei voler registrare non con microfono e cuffia, microfono a bocca per intenderci, ma potrei voler registrare col microfono, sconsigliatissimo questo perché si creerebbe eco, eccetera, eccetera, con il microfono della webcam. Voi cercate di trovare il vostro dispositivo, non dovete fare altro che provare se avete dei dubbi e vedere se questa lineetta si muove, così come fa con me. Dopodiché richiudete. Questa è la
cliccando questa sceglierete l'area da visualizzare, da registrare. Di conseguenza, chiaramente il risultato finale sarà un full HD, full screen, medium HD, eccetera, eccetera. Però vedremo dopo questi settaggi. L'area da settare voi potete stabilirla manualmente, come? Posizionandovi su uno di questi quadratini e guardate che praticamente la freccia si allarga e vi indica qual è l'area da coprire, da registrare. E voi non dovete fare altro che spostarla in su, a destra, a sinistra, a seconda della vostra esigenza. Vi consiglio sempre di prendere un'area, insomma, che possa coprire bene tutte le voi dovete, in questo caso a voi servirà per registrare delle diapositive, per cui diapositive una presentazione in PowerPoint. Di conseguenza farete prima partire la registrazione in PowerPoint a schermo, dopodiché andrete a digitare questo indirizzo chiaramente e si aprirà questa finestra, per cui proseguirete così come vi ho detto finora. Non dovrete far altro che successivamente a queste operazioni, cliccare Start Recording. Una cosa che non mi ricordo se ho detto all'inizio è che oltre a questo messaggio che vi dà l'ok, si potrebbero aprire altri messaggi relativi agli applet Java che avete installato, perché questo programma web-based per funzionare ha bisogno dell'applet Java, dell'ultima versione Java installata. E, se ve la richiede dovete installarla. Vi dirà lui come fare, ma gli applet Java sono comunemente già aggiornati sui computer insomma, recenti. Allora andiamo a vedere come si fa. Io clicco Start Recording ed ecco quello che succede. Loading. Bisogna appunto ha fatto la richiesta dell'applet Java e ecco quello che succede. Ok, ora stiamo registrando. Come vedete, qui si è praticamente trasformato il pulsante in pulsante che indica la pausa. Cioè, se voi volete mettere in pausa, potete tranquillamente cliccare qui. Ecco, vedete, pausa. E riprendo la registrazione, lui vi dà sempre ok, ecco l'ok, e sta continuando a registrare. Per finire, quando siete pronti, vi ricordo di fare tutto con molta calma, però di restare necessariamente entro i 15 minuti di registrazione, meglio 14 e qualcosa, perché la versione gratuita, che è quella che vi sto facendo usare, non la Pro, la Professional, vi permette di registrare, che ovviamente è a pagamento, vi permette di registrare fino a un video di massimo 15 minuti, per cui non dovrete fare altro che restare, insomma, cercare di effettuare la presentazione in questo tempo. Non preoccupatevi di come possa venire, perché poi ci penso io quando farò il montaggio a eliminare o a correggere qualcosina. Ricordatevi, molto importante, di settare il microfono e siate quanto più naturali possibili, non c'è nessun problema. Di settare il microfono perché rischiate di fare una presentazione e poi di accorgervi alla fine che il microfono non era ben settato, di conseguenza non avete in pratica registrato niente. Ok, tutto qua. Ora andiamo a cliccare su Done e vediamo che praticamente che il
il Screen Custom Matrix ci ha restituito questo che è il vostro video, che attenzione non è stato renderizzato, noi dobbiamo renderizzarlo, cioè dobbiamo renderlo disponibile in un formato che servirà per l'upload su YouTube, come in questo caso, come dicevo prima, sul server diretto di Screenomatic, ma questo non ci interessa, oppure sul Publish to Video File, nel senso che questa opzione ci permette di scaricarlo, di downloadarlo sul nostro computer, è quella che noi andremo a scegliere. Ecco qui il formato da scegliere è sicuramente questo QuickTime MP4 o questo Windows Media AVI, sono i due più utilizzati, diciamo. Anche il Flash è anche abbastanza utilizzato, però poi andrebbe un po' a perdere di qualità. Noi utilizziamo il QuickTime MP4. Potete lasciare il full size tranquillamente e questi sono altre opzioni che ora non vi spiego perché non vi occorrono, sono necessarie se volete aggiungere delle note, ma visto che voi state effettuando una registrazione con microfono non c'è problema perché spiegherete tutto via microfono. Lasciate perdere queste advanced option perché di solito sono settate per quello che serve al normale diciamo utente. Dopodiché andiamo a cliccare su save video, lui ci chiederà dove vogliamo salvarlo, cliccate sul desktop o in una cartella in cui volete salvarlo, rinominatelo video oppure quello che vi pare, cliccate su salva e andrà a partire il render. Come vedete lui ci indicherà la quantità, arrivati al 100% andremo a vedere come fare per proseguire. Bene, siamo arrivati alla fine dell'operazione. Come vedete lui ci indica il titolo del video è ok. A questo punto lo ha salvato sul nostro desktop o cartella o il percorso che gli avevamo indicato. Andiamo sul nostro desktop e andiamo a visualizzare il video che è stato renderizzato. Eccolo qua, il mio video MP4. Clicchiamoci su. Ed ecco qua che avremo il video. Grazie a tutti, alla prossima, ci risentiamo nel forum.